Ciao a tutti ragazzi, siamo... Ma che cazzo? Ragazzi, siamo gli Evo Cousins. Io sono Davide. E io sono Simone. Benvenuti nel nostro primo vlog, o meglio, e-vlog. Abbiamo deciso di aprire questo angolo dove potete farci domande, chiederci curiosità o proporci eventualmente qualche sfida. Diciamo che sarà un momento di distacco al gioco per avvicinarci un po' più a voi. Per farci domande scrivete qui sotto nei commenti hashtag EvoDomanda e la domanda che volete fare. Invece, se volete fare una sfida... Se invece volete proporci una sfida, scrivete sotto nei commenti hashtag EvoSfida. In questo primo vlog vi vogliamo proporre le caratteristiche del nostro computer con il quale registriamo ed editiamo. Ecco le componenti, ho qui l'iPad perché me le sono segnate. Partiamo innanzitutto con l'hard disk, che è un Western Digital Caviar Green da 1 tera. La CPU, che è un i7-4770K, perché appunto è la versione quella overclockabile. Il dissipatore è un Hyper-612S, che costa all'incirca sui 40 euro ed è molto buono. Le RAM, le Crucial Tactical da 1600 MHz con una latenza di 8. L'SSD, che è appunto una Samsung Pro da 128 GB. Una scheda video, che è una Sapphire 7970 da 3 GB, che è la Vapor X. Una scheda madre, che è l'Asrock Z77 Extreme 6. Il case, che è un case molto classico, il Corsair Carbide 500R, molto bello. L'alimentatore USB Sonic G da 550 W con certificazione Gold. Un monitor Asus da 24 pollici, e il modello ve lo metteremo qui sotto in descrizione o qui a comparsa. Il mouse, il Logitech G600, che ha dei tasti macro ed è un mouse veramente buono. Le cuffie, Logitech G930. La tastiera, una Cooler Master Storm Mac, che è una tastiera retroilluminata ed è veramente valida. Se siete interessati magari ad acquistare successivamente le cuffie Logitech G930, non ve le consigliamo per registrare, perché ci abbiamo provato pure noi, ne abbiamo un paio ciascuno e purtroppo non vanno bene per la registrazione, in quanto fanno sentire la voce molto sgranata e metallica. E molto metallica, esatto. Ci è stata fatta una domanda. Ombra ci chiede: ciao ragazzi, bel video, potete fare un video in quale spiegate come fate a registrare così bene, eccetera eccetera, grazie mille. Allora Ombra, intanto ti ringraziamo per il commento. Per registrare usiamo Fraps, invece per montare Sony Vegas Pro. Per quanto riguarda invece la webcam, la webcam è una Philips sponsorizzata da YouTube, in cui registriamo attraverso Movie Maker, che è un normalissimo programma che di solito è già preinstallato, ma se no lo scaricate normalmente nel sito, mettiamo il sito di Movie Maker in descrizione. E poi niente, praticamente attraverso Sony Vegas potete scegliere quello che volete, usiamo il Pro 13. E trovate comunque dei video su YouTube dove potete scaricarlo. La webcam poi la mettiamo all'interno del file del progetto di Sony Vegas con il video che facciamo, come esempio Clash of Clans. E niente, montiamo tutto, salviamo. Come facciamo ragazzi a registrare Clash of Clans sul computer? Il metodo che utilizziamo è molto semplice. Utilizziamo un programma che si chiama BlueStacks, che trovate su YouTube, trovate un casino di video che spiegano come scaricarlo. Bene ragazzi, per questo video è tutto, come al solito vi ricordiamo di lasciare un bel mi piace, commentate e iscrivetevi, in descrizione trovate i nostri social network. Bella a tutti!